comincia a trapelare qualche indiscrezione sulla doppia indagine avviata dal sostituto procuratore Roberto Lenza su Piano di Zona e Comune di Castel San Giorgio. Comincia a trapelare qualche indiscrezione e la vicenda si tinge di giallo. Gli accertamenti, la scorsa settimana c'è stata una doppia acquisizione di atti da parte dei carabinieri della PG del Tribunale, riguarderebbero un esposto di una cooperativa sociale che insidua affidamenti illegittimi alla cooperativa Gesea da parte del Comune di Castel San Giorgio e attribuirebbe un'errata valutazione da parte della commissione dell'ufficio di piano S1 circa il possesso dei requisiti di accesso per l'accreditamento ai servizi domiciliari. La gara svolta dall'ambito S1 per l'affidamento della gestione di un centro diurno polifunzionale per minori del servizio di accoglienza pre e post scolastico nel comune di Castel San Giorgio con procedura negoziata ha visto affidare provvisoriamente con determina dirigenziale a firma di Porfirio Monda, già responsabile dell'ufficio di piano sino all'avvento di Prudenzano, il servizio alla cooperativa sociale Sviluppo e Solidarietà. La concorrente era la cooperativa Geseva. È quella aggiudicazione provvisoria che scatena il bailam, tanto che la faccenda pare abbia avuto anche risvolti politici interni all'entourage del comune di Castel San Giorgio, ma questi sono rumors. Tra i primi atti del nuovo dirigente dell'ufficio di piano, Pasquale Prudenzano, c'è il blocco dell'avvenuta aggiudicazione. Giunge intanto al comune capofila di Scafati una lettera firmata dal rappresentante legale di una cooperativa sociale, Desi, nella quale si denuncia un presunto vantaggio alla cooperativa Sviluppo e Solidarietà a discapito della Gesea. Il rappresentante legale della Desi però, e qui il clamoroso, si sarebbe personalmente recato all'ufficio di piano in via Libroia a Nocera Inferiore per comunicare in maniera formale dinanzi al legale rappresentante della Sviluppo e Solidarietà che la lettera sarebbe un falso. Non avrebbe infatti riconosciuto come sua la firma in calce, anticipando anche la volontà di presentare denuncia contro ignoti. Nel frattempo ferma l'erogazione del servizio a Castel San Giorgio.